E ora vi spieghiamo la nostra ricetta per realizzare la mousse al salmone affumicato. Tagliate a pezzetti di medie dimensioni il salmone affumicato. A questo punto il prossimo passaggio è fare ammorbidire la gelatina in acqua fredda. Dopo prendete il salmone e mettetelo nel mixer con il succo di limone e un del sale e pepe, giusto un pizzico per entrambe le quantità. Frullate il tutto fino a quando non arriverete ad avere un composto omogeneo e amalgamato. Versate il tutto all'interno di una terrina. Prendete un piccolo tegame e metteteci la gelatina, strizzate il tutto, aggiungete un cucchiaio di acqua e fate sciogliere il tutto con fuoco lento. Amalgamate con la crema di salmone, una volta tolto il composto dal fuoco. In una ciotola a parte montate la panna e mettete delicatamente il precedente composto. Versate il tutto all'interno di conchiglie pulite in acqua e tenete il tutto in frigorifero per almeno un'ora. Il tutto va servito con le conchiglie capovolte sul piatto. Per la preparazione occorrono circa 20 minuti e 10 minuti di cottura. Si consiglia un Langhe-Arneis come vino. Ingredienti per 4 persone. 150 g di salmone del tipo affumicato. 2 confezioni di panna. 6 g di gelatina. Succo di limone all'incirca un mezzo cucchiaio. Sale e pepe cubi.